Di tutte le creature sul nostro pianeta, questa potrebbe essere l'unica in grado di sopravvivere alle condizioni estreme di Marte, il tardigrado. Queste creature hanno un altro nome a causa del loro aspetto insolito, orsi d'acqua o maialini di muschio. Vivono ovunque nel mondo, dalle dune costiere alle montagne, dalle foreste pluviali dell'Amazzonia ai paesaggi desolati dell'Antartide. Alcuni vivono sulla terraferma, ma i tardigradi sono creature che necessitano di acqua per permettere al loro corpo lo scambio di gas e per rimanere idratati. È per questo che preferiscono il suolo, il muschio o le foglie ricoperte da uno strato d'acqua. E di solito scelgono corpi d'acqua dolce come laghi, fiumi e stagni. Non hai mai incontrato questi fantastici animali prima d'ora perché sono lunghi solo 0,5 mm e puoi a malapena vederli a occhio nudo. Ma visto che sono praticamente immortali, possiamo supporre che abbiano sviluppato sorprendenti tattiche di sopravvivenza. Se li caricassimo su una piccola astronave per Marte, sarebbero inizialmente un po' scioccati, specialmente a causa della temperatura. Certo, possono sopravvivere in un ampio intervallo di temperature, scendendo fino ai 272 gradi Celsius e salendo fino a 150. E Marte potrebbe sembrare un pianeta molto caldo. Ma le temperature lì sono in realtà molto più basse che sulla Terra. È più lontano dal Sole e ha un'atmosfera sottile, quindi le temperature possono scendere fino ai meno 129 gradi Celsius o salire fino a 21. Sulla Terra la temperatura più bassa registrata in Antartide era di meno 89 gradi Celsius, mentre la più alta si è verificata in California, con 56 gradi Celsius. I tardigradi sono anche piuttosto resilienti quando si tratta di forte pressione. Possono sopportare una pressione 6 volte maggiore a quella sul fondo dell'oceano. Per ogni 10 metri di profondità la pressione raddoppia. Quindi a una profondità di 3,8 km la pressione è 380 volte maggiore di quella in superficie. E nelle parti più profonde dell'oceano può essere 1100 volte maggiore. La pressione sul pianeta rosso è circa 6 volte più forte di quella nelle profondità oceaniche. Sarebbe difficile per queste piccole creature adattarsi a tali condizioni. Dovrebbero evolversi per diventare ancora più resilienti, così da potersi godere il loro tempo su Marte. Il cibo potrebbe essere uno dei loro principali problemi, tuttavia. Alcuni tardigradi si nutrono di muschi, alghe o piante da fiori e li preferiscono accompagnati da una porzione di batteri. Altri sono carnivori e mangiano tardigradi più piccoli o altri organismi microscopici. Non troverebbero nulla di simile su Marte, quindi dovremmo riempire le loro piccole astronavi di scorte di cibo da aspirare con le loro bocche tubolari. Ora arriviamo alla parte davvero complicata, l'acqua. Il pianeta rosso è un deserto arido e polveroso oggi, ma guarda tutte quelle rive fluviali e i delta prosciugati. L'acqua deve essere corsa in superficie molto tempo fa. È difficile capire dove sia finita, però. È molto probabile che la maggior parte sia intrappolata nei minerali della crosta del pianeta. Alcune ricerche più datate suggerivano che la maggior parte dell'acqua fosse sfuggita nello spazio quando le radiazioni solari hanno danneggiato l'atmosfera di Marte. Tuttavia, un nuovo studio ha dimostrato che solo una piccola quantità d'acqua è sfuggita, mentre la maggior parte è ancora là, in attesa di essere scoperta. Inoltre, alcuni anni fa, i ricercatori hanno trovato indizi di minerali idratati sui pendii del pianeta rosso, dove hanno osservato misteriose strisce scure che sembravano scorrere. Ciò avviene principalmente durante le stagioni calde, poiché svaniscono con l'abbassarsi delle temperature. Queste linee di pendio ricorrenti potrebbero essere la prova dell'esistenza di acqua liquida su Marte. Gli scienziati hanno scoperto minerali che confermano quest'idea. Possono abbassare il punto di congelamento dell'acqua proprio come il sale sulle strade ghiacciate. È per questo che gli scienziati ritengono che possa esserci un flusso sotterraneo poco profondo di acqua salmastra che causa queste striature. I tardigradi probabilmente possiedono eccellente istinto, considerando che possono sopravvivere anche alle condizioni più estreme. Di conseguenza potrebbero trovare acqua su Marte prima di noi. Ma anche se non ci riuscissero subito, avrebbero comunque delle tattiche per restare in vita per un po'. Se questa creatura perde il 99% del suo contenuto idrico, può sopravvivere mettendo in pausa la maggior parte delle sue funzioni vitali e rimanere in tale stato per un paio di anni. I tardigradi possono assorbire impatti estremamente forti che schiaccerebbero facilmente altri animali, inclusi noi. Possono sopportare livelli di radiazioni così elevati da distruggere un umano. E se un giorno dovessimo inviare tardigradi su Marte, non sarebbe il loro primo viaggio nello spazio. Nel 2019 una navicella spaziale è andata sulla Luna trasportando migliaia di tardigradi, la prima biblioteca lunare, campioni di DNA umano e un archivio delle dimensioni di un DVD che conteneva 30 milioni di pagine di informazioni. L'idea era creare un archivio di tutte le conoscenze accumulate dagli umani. Ma a pochi secondi prima dell'atterraggio il centro di controllo perse i contatti con la navicella, che si schiantò sulla superficie lunare. Il team si chiese cosa sarebbe accaduto al carico della navicella. Dopo molte discussioni e analisi, ipotizzò che la biblioteca fosse sopravvissuta e, cosa più incredibile, forse anche i tardigradi.
si trovavano in uno stato di disidratazione quasi dormiente, per cui si accartocciarono in piccole sfere. Abbassarono il loro metabolismo ed espulsero gran parte dell'acqua dai loro corpi, in attesa di un ambiente migliore in cui stare meglio. Queste creature possono rimanere in questo stato per decenni e sopravvivere a condizioni estremamente severe. E questo non è stato il primo viaggio organizzato nello spazio per i tardigradi. Nel 2007 un gruppo di scienziati mandò un gruppo di questi piccoli orsi d'acqua a orbitare attorno al nostro pianeta sulla parte esterna di un razzo per 10 giorni. Andò piuttosto bene, considerando che al ritorno il 68% di queste creature era ancora vivo. Gli scienziati non ripongono tutte le loro speranze solo in questi orsi d'acqua. Continuano a testare se ci sono anche altre forme di vita in grado di sopravvivere sul pianeta rosso. Per esempio, hanno condotto un esperimento chiamato Biomex sulla Stazione Spaziale Internazionale. Vi hanno portato piccoli organismi come alghe, batteri e altre creature simili, esponendole a condizioni severe per 18 mesi. Ciò include variazioni enormi di temperatura, radiazioni estreme e vuoto. La parte sorprendente è che molte di queste minuscole forme di vita sono sopravvissute e tornate sulla Terra come veri eroi dello spazio. Probabilmente potrebbero affrontare anche le difficoltà su Marte. Gli scienziati hanno studiato anche gli archei, microorganismi antichi molto piccoli che vivono nelle acque salate del nostro pianeta da più di 3 miliardi e mezzo di anni. Alcuni dei loro parenti dell'Artico sono sopravvissuti in condizioni simili a quelle spaziali. Ma la vita su Marte potrebbe non essere necessariamente una novità. Miliardi di anni fa, il pianeta rosso potrebbe essere stato simile alla Terra. Probabilmente possedeva acqua, uno degli ingredienti fondamentali per la vita. Gli scienziati ritengono che piccoli organismi chiamati metanogeni possano essersi sviluppati lì. Si sarebbero nascosti sotto la superficie per proteggersi dalle intense radiazioni. Questi organismi possono respirare idrogeno e anidride carbonica, esalando gas metano. Ma nel consumare idrogeno, che allora era un potente gas serra, potrebbero aver raffreddato eccessivamente il pianeta. Quindi è possibile che questi antichi microbi siano ancora lì da qualche parte, intrappolati nel ghiaccio in profondità sotto la superficie. Potrebbero trovarsi in una sorta di sonno profondo, in attesa di condizioni migliori per risvegliarsi.